Si è tenuta questa mattina in prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza. Presenti i sindaci dei comuni rientranti nel comprensorio della Compagnia dei Carabinieri di Eboli. Obiettivo del tavolo: garantire la sicurezza dei cittadini sia in termini reali sia in termini di percezione. Non è che abbiamo una situazione di emergenza, certo però che la gestione quotidiana porta con sé delle problematiche ed è di queste problematiche che vorremmo parlare anche stamattina. Serve una maggiore presenza secondo voi delle forze dell'ordine? Ma non c'è dubbio, questo credo un po' ovunque si marca una carenza proprio sul piano numerico, non dell'azione, perché i nostri carabinieri, le nostre forze dell'ordine fanno di tutto, ma naturalmente c'è una carenza proprio di carattere numerico. La sicurezza, come la salute, è un valore per il quale bisogna lavorare in prevenzione, quindi chiederemo al prefetto di avere più forze sul territorio, di aiutarci ad avere nuove tecnologie. Per nuove tecnologie mi riferisco ai varchi di controllo, alle telecamere, insomma, ma non a scimmiottare le telecamere, ma a mettere quelle lì altamente performanti in modo che si possano controllare meglio le persone che possono commettere atti delittuosi. Per fare questo lo dobbiamo fare in economia di scala come territorio e per questo siamo qui tutti i sindaci del territorio del Seretanagro. Beh, noi in modo particolare abbiamo una serie di difficoltà che sono collegate ad una presenza di ancora dei riferimenti alla malavita organizzata. C'è stato il ritorno di alcuni pentiti, c'è un atteggiamento sotterraneo pericoloso, non è più appariscente come una volta, ma che comunque è preoccupante. Però a questo aggiungiamo, anche perché da circa un anno abbiamo avviato un censimento molto importante come Polizia Municipale e con l'Ufficio NAGV in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, in particolare di Santa Cecilia, sulla questione dei tanti clandestini che abbiamo e dei tanti irregolari. Proprio in questi giorni abbiamo fatto altre scoperte importanti, stiamo avviando anche un monitoraggio direttamente con l'Ufficio NAGV, con la cancellazione della residenza. Contemporaneamente però abbiamo la necessità forte di una maggiore presenza anche numerica, perché la disponibilità del Comando dei Carabinieri, ma anche della Polizia Stradale e della Guardia di Finanza è rapportata ai loro numeri. I nostri poi come Polizia Municipale sono davvero miseri, perché abbiamo solo 25 membri della Polizia Municipale, stiamo facendo delle nuove assunzioni e questo possa essere un elemento importante. Mi fa piacere questo coordinamento che poi abbraccia anche i comuni della parte, diciamo, dell'Alto Sele, Medio-Alto Sele, perché questo deve rappresentare anche un ragionamento complessivo nella lotta alla criminalità e nel fare in modo che il segnale sia forte, innanzitutto per i nostri cittadini e ancora di più per far capire da che parte sta la legge. E questo è il primo di una serie di incontri, di riunioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che io intendo tenere per tutti, diciamo, i comuni della provincia, appunto l'ascolto come lei diceva, la verifica di quelli che sono i problemi del territorio, l'individuazione comune, come accade di solito in sede di comitato, di possibili soluzioni, ma soprattutto la vicinanza ai territori, a tutti i territori, insomma, e quindi ho ritenuto che questa potesse essere un'ottima sede per iniziare e poi successivamente implementare questo rapporto con tutti i sindaci del territorio.